Vogliamo una città e una scuola in cui non si parli di stranieri, ma solo di bambini. Questo in sintesi il pensiero di Gerardo Marchitelli, preside dell'Istituto Comprensivo Don Bosco di Bari, dove alcuni giorni fa lo stesso dirigente si è trovato di fronte all'assurda richiesta di un cambio di classe per ben quattro bambini da parte dei loro genitori a causa della presenza nello stesso gruppo classe di compagni di origine straniera. Vi sono molti muri ancora da battere, è più facile percepire le differenze, le diversità e non costruire ponti verso l'altro, l'altro che comunque sia è sempre una risorsa. La scuola Don Bosco è una comunità in cui vi sono diversità e differenze che si animano e si arricchiscono reciprocamente. È una scuola veramente di una ricchezza non comune per quanto riguarda il rapportarsi con civiltà, usi e costumi diversi. La scuola comunque impartisce un'educazione alla persona, oltre alle apparenze, oltre al colore della pelle, oltre al ceto sociale, alla provenienza. Noi guardiamo al bambino. Non conosciamo altro, non abbiamo nessun'altra variabile se non il bambino, se non la persona umana, l'esistenza umana. E dunque, di fronte a questa richiesta, qual è stata la sua risposta? Non poteva essere, come dire, altro. Io veramente, come uomo di scuola, comunque mi ha mortificato questa cosa, ho cercato di far comprendere, però non c'è stato verso e nulla, comunque non potevo, la scuola non è ricattabile, soprattutto su queste cose, e quindi ho invitato loro a trovarsi altre scuole. Alle famiglie, che frequentano questa e altre scuole, ai bambini, che cosa si sente di dire all'indomani di un fatto come questo? No, nulla, perché il quartiere Libertà convive con gli stranieri da decenni, non c'è nessuna forma di razzismo. Io sia a scuola sia a Corredentore lavoriamo in pace con il massimo del rispetto delle nostre differenze, delle nostre diversità. Assolutamente abbiamo un unico cammino insieme, senza nessuna distinzione. E credo che sia un caso singolo che. Diciamo, sono stato sfortunato a vivere questa brutta cosa. Ludovico Abbaticchio, garante per i minori in Puglia. Intanto buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno. Ecco, ci troviamo davanti a un caso singolo, come diceva in chiusura di servizio l'intervistato, o purtroppo è un fenomeno diffuso? Ma probabilmente questo è quello più reso visibile, però diciamo, c'è anche qualcosa di non detto nell'ambito della inclusione sociale che riguarda i minori stranieri in particolare, o lo straniero in particolare. Dobbiamo ricordare che questi ragazzi giocano insieme, mangiano insieme, studiano insieme, quindi non hanno l'idea di guardare l'altro come un diverso, ma invece come qualcuno che sta con lui. E questa è la cosa più bella innanzitutto. Purtroppo ci sono alcuni adulti che in maniera subdola vivono ancora questo disagio, usiamo questo termine, noi lo chiamo questa imbecillità, diciamo, comportamentale di un vissuto, perché alla base di tutto, come ho scritto, ho detto, ripeto sempre, c'è il rispetto della persona minore. E quindi ben ha fatto il dirigente dare un no secco a questo tipo di richiesta, ma soprattutto voglio dire a quelle persone adulte, a quei genitori, che probabilmente fra 25 anni quel bambino di pelle scura che era vicino a suo figlio potrebbe essere il chirurgo che lo opererà, potrebbe essere l'insegnante di suo futuro nipote. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo cominciare a finirla con questa storia, pensare che la bellezza della persona è fondamentale. Per fortuna i bambini sono quelli che insegnano agli adulti come sia facile essere, vivere la normalità della vita. Credo che sia una delle cose più importanti che i bambini insegnano agli adulti. La scuola in questo momento è unica, accogliente, è la rappresentanza democratica del vissuto, della democrazia. E credo che anche le istituzioni debbano un po' essere attente quando parlano
di stranieri di immigrazione ad essere molto più sereni nell'avere come premessa la tutela della persona come valore fondamentale, che è poi il valore della nostra Costituzione. È uno di quei fenomeni, l'intolleranza del diverso, che diciamo così, pensiamo lontani da noi, invece molto spesso ce li troviamo di fianco, e questo è un caso Sono d'accordo plastico. con lei, ma tenga presente che anche sulla povertà, che in aumento ci potrebbe essere intolleranza, anche razzismo sulla povertà, razzismo sulla disabilità. Cioè, voglio dire, non è che qui dobbiamo cominciare a far viaggiare questo messaggio subdolo, come se il diverso di qualunque etnia o ceto sociale sia possa essere qualcosa da tenere distante. Ripeto, quei bambini che adesso stanno a fianco, quei bambini possono essere i futuri chirurghi, i futuri insegnanti, i futuri fornai che possono produrre servizio alla collettività. E quindi cerchiamo di finirla. E questi adulti che hanno fatto questo farebbero bene a ritornare a scuola per recuperare quel valore fondamentale che è l'educazione e il rispetto della persona. Al di là di quello che diventeranno, insomma, siamo tutti esseri umani, insomma, meritiamo Ah, non c'è dubbio, uguale questo è fondamentale. rispetto. Ecco, forse è necessaria ancora più sensibilizzazione, forse quando si partecipa ad eventi di sensibilizzazione non si è abbastanza consapevoli, lo si fa più per forma che per sostanza. Ma certamente, è una questione di crescita culturale, una questione. Per fortuna io ritengo che siano pochi questi adulti che la pensano in questa maniera. C'è anche qualcosa di non detto, per l'amore del cielo, però sono pochi. È un percorso importante di vita, di crescita, e ai nostri figli dobbiamo dare messaggi educativi che partono, lo ripeto, perché è fondamentale, questo vale per tutto e per tutti, dal rispetto della persona. E qui vale il discorso del mobbing, della violenza, di tutto quello che fa capo al disagio giovanile, nei comportamenti giovanili, nasce dal fatto se ci sono genitori innanzitutto e poi formatori della scuola che sappiano ben sviluppare il concetto fondamentale del rispetto delle regole e della persona. Io la ringrazio, Ludovica Bauticchio, so che ha degli impegni, quindi la lascio ai suoi impegni e le auguro una buona giornata. Buona giornata a voi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a